Gli italiani desiderano una mobilità integrata e innovativa che necessita di una collaborazione fra pubblico e privato. È il messaggio lanciato da EY durante un convegno a Milano sulla mobilità del futuro. Il settore dell'automotive e della mobilità resta centrale in Italia. Come sta evolvendo? Vale il 10% del PIL, quindi è un settore importante per questo paese. Si stanno integrando le diverse modalità di trasporto e le tecnologie stanno abilitando nuovi servizi e creando nuove opportunità. C'è bisogno di nuove competenze che sappiano usare le nuove tecnologie per far evolvere questo settore. Come cambiano le abitudini dei consumatori? Aumenta la quantità di quelli che non vogliono un mezzo di trasporto ma vogliono un servizio, quindi aumenta lo sharing, quello dell'automobile ma delle due ruote in generale, di tutto il trasporto anche all'interno urbano, più che con mezzi privati sempre più si svolge con mezzi in condivisione e questo ovviamente pone di nuovo la possibilità di nuovi servizi, la possibilità di sfruttare meglio e di inquinare meno dentro le città. L'Italia ha bisogno di maggiori investimenti soprattutto sulla intermodalità. EY ha creato un think tank per la mobilità del futuro, di cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa nata 7 mesi fa, abbiamo radunato 35 aziende, i suoi amministratori delegati, per riuscire ad andare un po' oltre a quella che è la semplice lettura dei dati di nuova mobilità, sharing, elettrico, ma soprattutto provare a fare delle proposte per l'Italia, far avanzare l'Italia verso le eccellenze internazionali e provare a dare delle proposte concrete. In ambito elettrico trovare formule di regolatorio che permettano di gestire ad esempio il fine vita delle batterie, dare certezza di quelli che sono i business case, definire una roadmap sull'autonomo. L'Italia oggi non ha ancora sperimentazioni, ne sta lanciando alcune molto interessanti in alcune città, però con il decreto Smart Road ha bisogno di partire. Tra i fornitori di servizi di mobilità integrata presenti all'evento, ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Gestiamo dal metro, tram, autobus, filobus, gestiamo il bike sharing e soprattutto ci poniamo anche come un fornitore di informativa e di servizi di prenotazione integrata attraverso la nostra application. È uno strumento estremamente potente, molto fruibile per il consumatore, per il cliente che riesce così ad avere tutte le informazioni, gli alert, le modifiche del viaggio e a fare le prenotazioni per un viaggio intermodale che un po' sono le modalità effettivamente necessarie per la mobilità moderna. Fondamentale, insieme alle nuove tecnologie, lo sviluppo della rete 5G in fase di sperimentazione a Milano, capofila del progetto Vodafone, che ha predisposto 41 casi studio in 7 aree funzionali, tra cui la mobilità. Abbiamo dei progetti molto importanti sulla mobilità per fluidificare i livelli del traffico, migliorare la velocità media, abbattere le emissioni, aumentare soprattutto i livelli di sicurezza del traffico milanese e in ultimo un'altra area molto importante è tutta quella che riguarda la sicurezza dei cittadini. Quindi diciamo il 5G alla fine permetterà una grande innovazione sociale sulle città metropolitane con beneficio di tutti i cittadini ovviamente.